terrà per la prima volta nella sede di Napoli della Facoltà di Giurisprudenza il corso di diritto penale, che si propone come obiettivo formativo quello di valorizzare un approccio integrato allo studio dei problemi del diritto penale, coniugando il basilare approfondimento dei temi relativi alla dogmatica penalistica con un esame non meno essenziale della prassi giudiziaria. Il corso, che è stato presentato questa mattina nei saloni dell'università, ha visto la partecipazione di due magistrati, Raffaele Cantone e John Woodcock. Una vera e propria lezione sul concorso esterno. Questa mattina si inaugura anche un importante corso. Lei ha dato anche qualche suggerimento al legislatore. Io credo che sia arrivato il momento, non so se ci sono le condizioni per un intervento anche sul piano legislativo. Il concorso esterno è uno strumento indispensabile per la lotta alla mafia, perché è quello strumento che consente di punire quelle condotte di chi mafioso non è, che però aiuta la mafia. Ma c'è necessità di intervenire, perché molte volte nell'elaborazione pratica non sempre si capisce quali sono i confini. C'è un problema di individuare quale sia la pena effettiva da dover determinare, c'è in materia secondo me per il legislatore. Non so se ci sono le condizioni, diciamo, politico-ambientali ideali per intervenire, ma è necessario che prima o poi questo tema venga affrontato. Lei ha citato alcune sentenze che hanno fatto giurisprudenza fino ad oggi, ma non tutto però è chiarissimo. Anche lei ha storto un po' il naso su alcune valutazioni. Ma non tutto è chiarissimo, perché poi il problema di quando si crea il diritto giurisprudenziale, che è un argomento tecnico, è quello spesso di essere collegati al fatto concreto, cioè l'affermazione perde del carattere di astrattezza nel caso si parla di un politico che aiuta, di un magistrato, cioè rischia di essere molto legata al caso concreto. Noi invece abbiamo bisogno forse del legislatore che individui con chiarezza, nell'interesse del cittadino, per sapere chi è concorrente esterno e chi concorrente esterno non è. Ha parlato anche di differenza di pena rispetto... Io su questo credo che il legislatore deve avere anche un po' il coraggio, bisogna operare una differenziazione, non possiamo ritenere che colui che partecipa venga punito allo stesso modo del concorrente esterno. Ovviamente ci sono concorsi esterni e concorsi esterni, ma io credo che il legislatore dovrebbe anche operare dal punto di vista della dosimetria della pena un intervento che consente di punire meno gravemente il concorrente esterno rispetto al partecipo. L'ultima cosa, gli ultimi successi conseguiti dalle forze dell'ordine e dalla magistratura hanno aperto ancora una volta il problema della riforma, per la quale bisogna ancora lavorare. Lei pensa che questa riforma si farà? E soprattutto la riforma della giustizia, la riforma che dà anche la possibilità a voi magistrati di poter avere anche più operatività. Guardi, io devo dire che, vista l'aria che tira, mi auguro che nessuna riforma in questo momento venga fatta, non ci sono le condizioni. Ci sono sicuramente una serie di indicazioni e di interventi normativi che sono stati positivi, alcuni meno. Ci sono una serie di ambiti su cui bisognerebbe lavorare, per esempio per la lotta alla mafia. Io penso allo scioglimento dei consigli comunali, che la riforma del 2009 sta dimostrando di essere assolutamente inadeguata. Non so se però siamo nella temperie giusta per farlo. Il rapporto tra magistratura e politica sembra essersi un po' rasserenato. Ma che si intende rasserenato? Sì, probabilmente si è rasserenato, però è evidente che quando si sente in Parlamento ritornare sulle soliti argomenti, le toghe di un certo colore, la strumentalizzazione della politica senza andare al merito della verifica delle accuse, mi pare che si è rasserenato fino a un certo punto.